Fortissima attesa per Spezia-Juventus di domani pomeriggio allo stadio Alberto Picco, il primo di due big match pazzeschi perché sabato arriverà il Milan guidato da Stefano Pioli. Tanta roba. Lo Spezzino, cioè noi tifosi, Spezzino, noi, bisogna ricordarci che bisogna vivere queste partite come una festa. Se dovessimo perdere ci sta. Noi siamo al Picco a giocarci il campionato di Serie A contro Juve e Milan. Anche perché c'è un'anomalia positiva, lo Spezia si presenta davanti alla Juventus in classifica. Beh, tanta roba impensabile. Cioè, noi bisogna andare in campo e pensare che siamo lo Spezia, bisogna andare in campo convinti di quello che facciamo. Senza pensare alla Juventus, dobbiamo giocare per noi, dare tutto, giocare per la maglia che hanno, la maglia bianca che indossano. Poi venga quello che venga. Diciamo che con la Juve ci possono essere pochissime, vivissime speranze, quelle pochissime che possono essere per portare a casa almeno un punto. Direi che col Milan invece siamo ancora in fase di preparazione. Siamo. Per quelle squadre lì siamo ancora in fase di preparazione. Io sono presidente del Juventus Torino Spezia, anche per la Juve può essere un rilancio, però se lo Spezia fa dei punti, tutto sommato, non è che mi dispiace più di tanto perché il cuore è anche per lo Spezia. Questi due grandi match hanno generato una corsa sfrenata ai biglietti che ha dato vita anche a spiacevoli fenomeni di bagarinaggio online. L'acquisto dei biglietti tramite online c'è da tutte le parti. Ora io non so come abbia potuto venderlo a un'altra perché è nominativo, non so come puoi fare. Riguardo alla querela dei tifosi rimasti fuori, la società ha fatto quello che doveva fare, prelazione agli abbonati, quindi più di così non poteva fare, dei prezzi giusti, bassi oserei dire, questo è per tutto il campionato. La mia opinione è che la prelazione andrebbe data ai tifosi più vecchi, nel senso quelli che sono sempre andati a vedere lo stadio, le partite tutte le sante domeniche, i sabati. Non è giusto che ci sia tre giorni di prelazione per chi ha avuto l'abbonamento l'anno scorso, due anni fa. E chi l'ha avuto 30 anni, 40 anni l'abbonamento? Sarebbe meglio fare dei mini abbonamenti di tre partite per privilegiare quelli che seguono lo Spezia costantemente, non i tifosi occasionali? Sarebbe una cosa importante farlo, anche per evitare questi bagarini che poi se ne approfittano sulle persone che pur di vedere una partita che fa la storia ovviamente non vadano a prezzi.